Benvenuto su Fast and Fit. In questo video parliamo di obiettivi, vediamo di capire come possiamo organizzarci per dividere quello che è il nostro obiettivo in sotto-obiettivi che ci permettono di pianificare una strada per arrivare a raggiungere poi quello che è il nostro obiettivo principale. Come sappiamo, avere un obiettivo è assolutamente importantissimo sia per la motivazione, sia anche perché avere un obiettivo ci dà anche la ragione per cui siamo lì a fare l'allenamento, ad allenarci. Quindi avere un obiettivo è assolutamente importantissimo. L'obiettivo, come sappiamo, deve essere anche realistico, nel senso, io non posso dire adesso voglio andare a battere il record del mondo su 200 metri, perché è assolutamente irrealistico. Un obiettivo reale deve, è un obiettivo che tu sai che puoi raggiungere con tanto sforzo, e magari se ti pone un obiettivo leggermente al di sopra di quello che pensi, poi assolutamente poi perfetto, ti dà ancora più motivazione, ti dà ancora più grinta e ti dà più energia per affrontare poi gli allenamenti e per pianificare quello che è il tuo programma. Dividere l'obiettivo principale in sottoobiettivi è assolutamente una stratagemma che funziona e che ti consiglio. Quindi la cosa importante è avere il tuo obiettivo principale, che può essere andare a correre 100 metri sotto i 12 secondi, sotto gli 11 secondi, correre gli 800 metri sotto i 2 minuti, correre i 1000 metri in 3 minuti e 50 secondi, 3 minuti e 30 sotto i 3 minuti, oppure correre la maratona sotto le 4 ore, sotto le 3 ore, quindi 2 ore e 58, in 3 ore e 58 e così via. E questi sono obiettivi finali, quindi obiettivi a lungo termine. Diciamo che ti puoi mettere in testa di correre 100 metri sotto i 12 secondi l'anno prossimo, quindi entro 12 mesi. Per riuscire ad arrivare a questo obiettivo dovrai raggiungere dei sottoobiettivi, che può essere avere un ottimo tempo sui 60 metri, che poi ti permetterà di raggiungere poi il tempo che ti sei prefissato sui 100 metri. Come per un maratoneta, anche magari avere un buon tempo sulla mezza maratona, che gli permetterà poi di avere una base per raggiungere quello che è il tempo sulla maratona. È bene dividere l'obiettivo a lungo termine in obiettivi a medio termine e gli obiettivi a medio termine in obiettivi a breve termine. Quindi se tu hai un obiettivo da qui a 12 mesi, se vuoi correre 100 metri sotto i 12 secondi da qui a 12 mesi, è bene che tu fissi degli obiettivi ogni 3 mesi, quindi altri 4 micro obiettivi, 4 obiettivi di media, che può essere almeno avere una buona base di forza, avere un ottimo tempo sui 100 metri, come anche riuscire man mano ad avvicinarti al tempo che ti sei prefissato di correre sui 100 metri, come anche sulla mezza maratona, sugli 800, sulla mezza maratona. Quello che è importante è creare una strada che ti porti poi nella direzione giusta per raggiungere quello che è il tuo obiettivo finale. Un obiettivo a breve termine, quindi un obiettivo diciamo ogni 3 mesi, è bene che sia diviso in obiettivi a breve termine, quindi in obiettivi mensili, possiamo anche avere degli obiettivi settimanali. Quindi è chiaro che se vuoi correre i 100 metri dovrai anche migliorare quella che è la forza, quindi crearti gli obiettivi magari mensili per vedere come aumentare quella che è la tua forza, come aumentare la tua forza esplosiva, oppure come aumentare e migliorare quelli che sono i tempi nelle ripetute in allenamento, come anche stessa cosa per un maratoneta. Come per un maratoneta anche riuscire a aumentare magari i volumi di allenamento, i giorni in cui ci si allena, riuscire a migliorare, a aumentare quella che è la velocità nel medio o nel lungo, nelle ripetute in pista. Avere degli obiettivi a breve termine e medio termine ti permette di controllare quello che stai facendo, ti permette di controllare la strada che ti porterà poi a raggiungere il tuo obiettivo, ti permette di avere dei test, ti permette di capire se stai andando nella direzione giusta oppure se devi modificare quello che è il tuo programma. Ed è chiaro che questo è assolutamente fondamentale se vogliamo poi raggiungere bene i nostri obiettivi. Avere il controllo della situazione è assolutamente importantissimo. Io come sempre mi auguro di averti dato qualche consiglio. Se hai qualcosa da aggiungere o se hai dimenticato qualcosa, scrivi pure qua sotto un commento. Mi puoi mandare assolutamente una mail, mi fate veramente piacere quando mi scrivete le mail. La mia mail è runfast@fastandfit.info. Io con questo ti saluto, ti ringrazio e mi raccomando, sempre a casa. Ciao!